Buongiorno, buongiorno a tutti, scusatemi un po' per questo sottofondo poco musicale, un po' confusionario, ma non è assolutamente confuso Tommaso Giacomel, che è quinto nella 20 km individuale di Rupolding, eguaglia il suo miglior risultato in carriera che era arrivato la settimana scorsa in quel di Pokljuka. È un Tommaso Giacomel che, appunto, come abbiamo detto nel video di domenica, è entrato completamente in un'altra dimensione, perché è un Tommaso Giacomel che ha altre percentuali al tiro, che ha un passo sugli sci fra i migliori in circolazione, è diventato un biatleta completo a tutti gli effetti. E Tommaso Giacomel ci sta già facendo divertire, continuerà a farci divertire, e a breve, ragazzi, il podio arriva, la vittoria pure, perché la dimensione di questo ragazzo è infinita, è enorme, quindi sicuramente, appunto, continuerà a fare i suoi passi di crescita, ma il potenziale di questo atleta è ancora tutto da tastare, da scoprire, siamo soltanto ancora sulla superficie. Però questo ci fa divertire, ragazzi, questo ci farà veramente divertire, perché sta diventando consapevole anche della sua forza e consapevole delle sue qualità. Oggi, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè senza un errore nel secondo poligono a terra, ossia nel terzo poligono di gara, Tommaso Giacomelli avrebbe vinto la gara, perché è arrivato a 18 secondi dal podio alla fine in quinta posizione, a 18 secondi da Fak e a 7 secondi da Legrave, quindi avrebbe vinto senza quell'errore, perché è arrivato a 47 secondi, vabbè, da uno Johannes Bo fuori categoria, perché Johannes Bo che va a vincere addirittura con due errori, e capiamo bene che, insomma, stiamo parlando veramente di un'altra roba, di un'altra storia, di un qualcosa di clamoroso e di incommensurabile. Ormai questo atleta quest'anno ha messo la freccia, e di passi falsi non ce ne sono più. È diventato praticamente il biatleta imbattibile, il biatleta impossibile da contrastare. Cioè, se continua così, Johannes Bo andrà veramente a sbriciolare ogni tipo di record. Però, appunto, finalmente, cioè, in casa Italia ci stiamo abituando anche a questa assenza di Lucas Hofer, che purtroppo ha ancora i suoi problemi di varia natura, però, insomma, ancora Lucas Hofer che non può rientrare, ma allo stesso tempo, appunto, Biona comunque il suo percorso la sta facendo e Tommaso Giacomelli sta facendo il suo alla grande. Come il loro percorso lo stanno facendo anche Michaela Shiffrin e Petra Vlhova. Ieri sera è andato in scena l'ennesimo capitolo di questa sfida e stavolta è stata Vlhova ad avere la meglio. Vlhova che ha vinto lo slalom di Flakau Una Vlhova evidentemente anche commossa al traguardo, che fa capire come per queste campionesse sia fondamentale anche alimentare il proprio stato mentale, la propria fiducia con le vittorie. Queste ragazze, questi atleti, fantastici che vincono sempre, hanno bisogno di alimentarsi sempre alla fonte della vittoria, e quando non si alimentano gli manca qualcosa, manca un tassello, invece quando arriva la vittoria poi funziona anche tutto. E ieri sera obiettivamente Vlhova è stata la più forte, perché nella seconda manche Shiffrin non è stata perfetta, non è andata troppo all'attacco, Vlhova è stata solida, ha attaccato di più, è stata più coraggiosa nell'economia di entrambe le manche, quindi ha meritato assolutamente di portarsi a casa questa bella soddisfazione. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video.